Carissime concittadine e cari concittadini, stasera è una serata molto molto importante, sarà una lunga notte per quanto riguarda la città nella sua manifestazione sportiva. Noi dobbiamo dare però un grande esempio a quelli che in Italia ci guardano, a differenza di altri che hanno spropositato quando magari si è trattato di festeggiare una promozione o un successo sportivo. L'Italia ci guarda, siamo degni di noi, diamo una dimostrazione di grande civiltà, di grande compostezza, per cui stasera evitiamo assembramenti. Se proprio indispensabile a qualche parte che si verifica spontaneamente, mettiamoci la mascherina per evitare problemi e disagi a ognuno di noi, perché il coronavirus è sempre di là, a portata di persona umana. E al tempo stesso, se invece siamo sui palazzi, sui balconi, sulle finestre, spontaneamente, noi riempiremo l'Italia di una gioiosità di cui c'è grande bisogno, una serenità di cui c'è grande bisogno, e saremo all'altezza di queste prestazioni. Amico e amica di Benevento, cittadino e cittadina di Benevento, dai l'esempio, svolgi questo tuo compito di testimonianza della città rispetto al mondo intero, perché il mondo intero ci guarda. Vi assicuro che ho ricevuto telefonate dagli Stati Uniti, da Malta, dall'Europa intera, dal Sud America, che guarda noi stasera con grande attenzione e con grande benevolenza. A questa benevolenza può essere soltanto corrisposta una nostra partecipazione di un protagonismo che sia un nuovo protagonismo, quello per il quale c'è serenità, gioia nella vita anche sportiva e soprattutto compostezza nei comportamenti e negli atteggiamenti. Questo dovrà essere lo stile dello sportivo di Benevento e della provincia di Benevento. Buonasera a tutti e forza Benevento stasera.